Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Oggi preparerò un'insalata di lenticchie alla marocchina. Seguite la ricetta, ciao! Mettiamo 200 g di lenticchie dentro un pentolino, copriamo le lenticchie con l'acqua, mettiamo una carota tagliata in quattro, mezza cipolla tagliata in due, un pizzico di sale, accendiamo il fornello e lasciamolo andare 25 minuti. Mettete 20 grammi di uvetta in acqua, lavate una decina di foglie di menta. Allora, mettiamo in un pentolino 6 cucchiai di olio di oliva, un cucchiaio di cumino, un cucchiaio di paprika dolce. Mescoliamo tutto. Quando le spezie con l'olio inizieranno a sfrigolare così, togliamolo dal fuoco, mettiamo l'olio e le spezie in una ciotolina, versiamo il succo di un limone, mescoliamo con cura. Lo stesso pentolino che abbiamo scaldato le spezie con l'olio, mettiamo una carota tagliata a dadini e uno scarogno tagliato a dadini. Deve solo ammorbidirsi, basteranno 10 minuti. Intanto ho tagliato due prugne secche. Ecco qua, le lenticchie sono pronte, le carote e lo scarogno sono pronti e ora facciamo tutto. Un bel insalattiere e mettiamo le lenticchie all'interno. Ecco qua. Ora uniamo le carote e lo scarogno che abbiamo cotto. A questo punto scoliamo l'uvetta e mettiamo pure l'uvetta. Mettiamo le prugne secche. Scoliamo per bene tutto. Siamo questo che abbiamo preparato, le spezie col limone e l'olio, e rimescoliamo tutto. Spruzzato delle foglie di menta, ora rimescoliamo tutto ed ecco a voi l'insalata di lenticchie alla marocchina. Questo piatto estivo e mediterraneo è veramente buono. Questa ricetta, questa insalata va mangiata fredda, non va mangiata calda. È meglio se la mangiate il giorno dopo, oppure fredda da frigo lo stesso giorno, però è meglio il giorno dopo, è più buona ancora perché lì entrano tutti i sapori delle spezie. Comunque, io l'assaggio, è calda ovviamente, ma ora l'assaggio. Allora, il cumino con la paprika dolce e il limone stanno benissimo. Non è fortissimo il cumino. Poi si sente la freschezza della menta, la dolcezza dell'uvetta e della prugna. È veramente buono. Se vi va, provatelo. Alla prossima ricetta. Ciao! E se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mettetemi qualche commento. Alla prossima!